Siamo nella magia di Bergen, con i tulipani che fioriscono dappertutto. Ed è gay con un bastone enorme che voleva chiappettarmi nella metro. Siamo nella magia di Bergen. Fantasy. Freddo. Il centro di... Ci sono degli ombrelli e tutte le persone fanno le foto. Bene. Posto dove dormiremo, addirittura un tavolino della cucina, ma c'è un piccolo problema, che ci vogliono 5 codici per entrare, e se sbagli ci sono delle torture che verranno inflitte. Ah, really? It's Brazilian maybe? Molto utile in queste giornate di ghiaccio. Sluts. Bergen, il quartiere protetto dell'UNESCO di Bergen, stiamo entrando lì. Sperando non piova. Anche McDonald's hanno una loro facciata estetica norvegese. Starbucks. E qua inizia Bergen nel lungomare, in pratica. Andiamo a vedere i prezzi di questa Big Horn Steakhouse. Tickets. Le tipiche casette di Bergen. Notare l'inclinatura delle case. Ma qua in pratica i nightclub buttano musica metal. Ma è live, è live. They are the Kiss, i Kiss. Ovviamente, non voglio dire da che nazionalità vengono, ma mi hanno spintonato per entrare senza sapere che si paga, ciccio. Tornare a casa, baby, si paga. A casa, dai, dai con sta testa quadrata. Bene, conga con quinto da qua, guarda tutta Bergen. Dall'altra parte dovrebbe esserci più vita, spero. La movida di Bergen, sabato sera c'è un freddo fottuto, c'è un idiota con una vestaglia. Questa è la via principale, non sappiamo il nome. Il famoso centro ricreativo di Bergen, UFC, sardine, non so che, ovviamente sabato sera è tutto vuoto, non c'è l'anima viva, aiuto. Non si vedrà mai, ma siamo nella parte marittima di Bergen. Vediamo se si vede il mare col cazzo. Questa è una tipica serata norvegese, persone arrestate da una parte e dall'altra. Bene. Bergen alle 7 del mattino, dopo un sabato di furore tra i locali, il silenzio, la quiete. Questa è la strada principale di Bergen, poi ci dovrebbe essere il mercato del pesce, ma no fish market. No.
Yes, should be the Lombard Street from there. Oh. Questo meritava un video. Cacciata via dal suo vagone. Sta arrivando l'orco. Basta sti cazzo di tunnel. È allagato, ma qualcuno non lo sa, sta aspettando da mezz'ora. Non glielo dirà nessuno. Divertiti. Sono passati 15 minuti, il genio non capisce che ci sono anche altri bagni nel treno, ma niente, è rimasta lì. Passerà tutto il suo viaggio a aspettare. Cin cin. Peccato non ci sia l'orario sopra, ma... Ah no, se n'è andata? È ancora lì alla ricerca. Non capisce. Piscia di addosso. Porca troia, sti cazzo di tunnel. Oh mio Dio, stanno entrando tutti. Io spero che sto posticino rimarrà libero. Maledetti, via, vieni qua. Cazzo, stanno entrando. Ma che cosa fai tu? Merdina, mi fai la foto? Io spero. Oh mio Dio. Fortunatamente vanno dall'altra parte. There, yes, not here. Ciao ragazzi.